Santini, buonasera, benvenuta e pedagogista dell'Università di Bologna, perché con lei da questa sera inizieremo un percorso che è teso a farci conoscere le emozioni e come noi reagiamo, gestiamo le emozioni. Allora, cosa sono le emozioni? Allora, per capirlo cominciamo da un esempio concreto, cominciamo dalla paura. In termini generali, la paura di fronte a un fenomeno obiettivamente pericoloso come può essere una scossa di terremoto è una reazione fisiologica del nostro organismo, proprio un comando che parte automaticamente dal nostro cervello più antico, quello che abbiamo in comune anche con i mammiferi, che ci avverte che c'è un pericolo per la nostra sopravvivenza, quindi è una reazione fisiologica in quel caso. Ed è riconoscibile da tutti, diciamo. Ed è riconoscibile da tutti quando è così. Ma non è solo così, perché facciamo tre esempi. Prendiamo un bambino che al mattino si alza, deve andare a scuola e non vuol mangiare, è triste, piange. E i genitori che chiedono cos'ha, dice non mi piace andare a scuola, ma poi loro chiedono ancora affettuosamente finché lui dice ho paura della maestra. Prendiamo un secondo caso, una donna che noi conosciamo, che vediamo molto tesa, molto preoccupata, le chiediamo ma cosa c'è che non va, cos'hai? Ho paura di mio marito. Prendiamo il 70% degli italiani, in un sondaggio risulta che hanno una visione del futuro come di una minaccia, non come di qualcosa positivo. Alla successiva domanda che chiede perché questa percezione rispondono abbiamo paura degli immigrati che ci prendono il lavoro, ci prendono le case, ci prendono tutto. Allora qui noi capiamo che non è più soltanto una reazione fisiologica, c'è dell'altro. Cerchiamo di capire perché quel bambino ha paura, perché quella donna ha paura, perché il 70% ha paura. E lì per capire dobbiamo capire che l'emozione racconta una storia. Cioè l'emozione è come la superficie di qualcosa che c'è sotto e in qualche modo quindi denuncia quello che siamo noi stessi. Raccontano storie proprio ed è importante che noi lo sappiamo che raccontano storie. Anche il bambino, anche piccolo, può essere aiutato a capire quale storia racconta la sua paura della maestra. Ancora di più la donna che può emanciparsi, no, da un rapporto per esempio con un marito violento. Oppure capire che ha delle ferite, dei nodi irrisolti che porta dietro dalla sua vita. E quel 70% potrebbe capire che la sua paura è stata indotta, alimentata, strumentalizzata da certo linguaggio politico che presenta i problemi in modo molto, molto fosco perché... per presentare poi delle soluzioni miracolistiche, no, che fanno ancora molto più effetto. Cioè la paura non, diciamo, può non dire pane al pane e vino al vino, può dire c'è qualcosa sotto. Esatto. Però rischiamo anche di essere manipolati, quindi, per le nostre perché paure. Emozioni, con le emozioni si può manipolare. Pensi come corriamo il rischio di essere manipolati nella vita sociale, nella vita pubblica, proprio per quello che dicevo prima, no? I politici sanno usare le emozioni e anche strumentalizzandole. Però anche nei rapporti privati, nei rapporti anche più importanti di coppia, di famiglie, ci sono tante manipolazioni attraverso le emozioni. Cioè quando qualcuno vuole esercitare un potere, sa che può utilizzare l'emozione, perché è un punto di maggiore fragilità, è un punto in cui siamo più esposti, specialmente se ci fidiamo. In che punto stanno le emozioni? Siamo abituati a pensarle nel cuore, nella pancia, sono lì? Allora noi diciamo, no? Le emozioni sono qui e il pensiero e la conoscenza sono qui. Per fortuna le neuroscienze ci hanno dimostrato che non è vero, che è tutto intrecciato, che è tutto insieme, è tutto connesso ed è nel cervello che abbiamo qui ed è nel cervello chimico che è in tutto il nostro corpo. Pensiamo quante volte ci capita che le gambe ci tremano prima che abbiamo capito che ci sta succedendo qualcosa di negativo, perché il nostro cervello è in tutto il nostro corpo. E invece è stata fatta questa separazione. Quindi possiamo capire prima attraverso le emozioni che attraverso il ragionamento. Le emozioni sono un grande strumento di conoscenza. E anche di miglioramento della persona. E anche di miglioramento, di emancipazione, di miglioramento. Solo che... È solo che non siamo educati alle emozioni. Ecco, come si gestiscono, come si coltivano? Perché... molto spesso l'emozione è presa anzi come un freno, no? Esatto. Non ti emozionare, stai attento, razionalizza. Esatto. Come c'è lo stereotipo che le emozioni sono qui e il pensiero è qui,
c'è un secondo stereotipo che dice, siccome non si educa alle emozioni, ma pensateci a cosa delle cose più importanti della vita si viene educati. Non si viene educati alle emozioni, non si viene educati a comunicare con gli altri, non si viene educati ad amare, non si viene educati a diventare genitori. Nelle cose più importanti della nostra vita siamo analfabeti, autodidatti e ci arrangiamo un po' come possiamo. Ma chi ci allora, deve il aiutare secondo... a leggere le emozioni? Chi è il maestro di emozioni? Chi è? No, ma aspetti, voglio dire questa cosa qui, che il fatto, il secondo stereotipo è tienle a bada le emozioni, no? Controllale. Controlla e dominale. E questo è stato un messaggio che è stato lanciato a tutti nel corso della storia, ma soprattutto a voi uomini. E in questo devo dire che siete stati più penalizzati di noi, che ho anche piacere, perché va poi anche bene che qualche volta siete penalizzati più voi di noi, no? Perché non è giusto sempre noi essere penalizzati. Però guardate che poi alla fine non è così. Perché l'analfabetismo emozionale degli uomini ricade molto spesso nei rapporti con le donne. E quindi ricominciamo da capo. Sempre là va a finire, vabbè, è una versione di parte. Senta, chi ci insegna a gestirle? Allora, a noi uomini o a voi donne, chi dovrebbe insegnare a gestirle? Cioè, lasciate andare, ogni tanto accetta la paura, accetta di sembrare in questo momento incerto, accetta di essere emozionato. Chi dovrebbe insegnare? Chi si occupa della nostra educazione, no? Chi si occupa della nostra educazione fin da quando siamo molto piccoli. Pensi al successo che ha avuto il film Inside Out, dove i bambini hanno capito che c'è tristezza, che c'è emozione, che c'è felicità, che c'è rabbia e che ciascuna di quelle emozioni lì dice qualcosa che è importante che noi sappiamo. E noi dobbiamo quindi farle parlare per gestirle? Dobbiamo farle parlare. Noi... Quando dico analfabetismo cosa voglio dire? Voglio dire che le emozioni parlano, ma noi non capiamo. È come se loro parlassero una lingua straniera, ignota a noi. Noi non conosciamo l'alfabeto delle emozioni. E allora loro parlano invano e noi le subiamo. E questo non va bene. Ma dalla prossima settimana ci insegnerà a gestirle. Grazie professoressa Contini.